Ci ha sfondato la vetrina con il martelletto, quello rosso, tipo quello che si trova nei pullman o nei treni. Tant'è che poi l'ha lasciato qui sopra un tavolo. È stato velocissimo. 13-14 secondi, è entrato e uscito. Un vero e proprio colpo lampo in una manciata di secondi, un ladro infatti è riuscito ad introdursi all'interno di questo locale per portar via alcune costose bottiglie di vino e poche centinaia di euro che si trovavano all'interno della cassa. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, ci troviamo in pieno centro aretino all'incrocio tra via Vittorio Veneto e viale Michelangelo a pochi passi dalla stazione di Arezzo. Il malvivente a volto coperto è entrato in azione pochi minuti dopo le tre con un martello, ha mandato in frantumi la vetrata dell'enoteca per crearsi così un varco ed entrare all'interno. Ci ha rubato la cassa, ha sbarbato tutto, i cavetti, ha tirato via tutto. E, entrando ha spaccato un po' di bottiglie di vino e poi all'appello ci mancavano altre 3 o 4 bottiglie a noi, quindi in qualche maniera insomma è riuscito a portare via o insomma, qualcun altro dopo si è autoservito. Il tutto è stato immortalato dalle telecamere di videosorveglianza interne. I carabinieri stanno indagando sull'episodio. I titolari dell'enoteca adesso tornano a chiedere più controlli e maggior sicurezza. Se deve stare qui 2 persone per fare 4 caffè perché sa paura che qualcuno faccia dei soprusi. E non è giusto questo.